Avere unito in una processione con recitazione del rosario persone che hanno ricevuto aiuto dai padri cistercensi e perciò li hanno apprezzati e amati è stata una fortuna ed un arricchimento spirituale. Stiamo però vivendo una delusione. Il trasferimento dei padri cistercensi non deve comunque abbatterci fino al punto che non metteremo più piede nell'abbazia, poiché manca la presenza dei cari monaci. Sarebbe come rinnegare la loro opera, l'insegnamento ed il bene che hanno fatto dal 1985 ad oggi. Noi dovremo tornare all'abbazia seguendo i ritmi del passato. È in quella chiesa, potente in vibrazioni elettromagnetiche, che continueremo ad essere in comunione spirituale con i nostri cari monaci. Spiritualmente si annullano i tempi e le distanze, ed essi saranno con noi e noi saremo con loro, come con le centinaia di monaci defunti che operarono in quella abbazia e che sono ancora presenti nel loro lungo cammino verso il regno di Dio. Dovremo esserci per aiutare i sacerdoti che verranno ad immergersi completamente nella particolarità dell'abbazia. Non dimentichiamo che il punto focale per i fedeli cattolici è la parrocchia, con i suoi parroci, presbiteri e diaconi. Monasteri, gruppi ecclesiali e associazioni religiose devono servire per affinare le conoscenze, intervenire su casi particolari e sorreggere la fede. Oggi quasi tutti i sacerdoti vivono un dramma personale. Inoltre sono oggetto di attenzioni non proprio fraterne, attenzioni volte poi a criticarli, condannarli, beffeggiarli, strumentalizzarli, quando non si arriva ad un controllo subdolo fatto di registrazioni audio e di filmati per dileggiarli o condannarli o ricattarli. Il pericolo maggiore che corrono i nostri sacerdoti è l'attenzione alla persona, come individui, più che come sacerdoti. Quando i fedeli cominciano a fare di distinguo, ad osannare, ad incensare gli esseri umani che sono in veste talare, si corre il rischio di portarli a comportamenti che non combaciano con il ruolo proprio sacerdotale. Da qui si giunge agli atteggiamenti di superbia, creanti a volte l'eresia, come avviene in un noto caso in provincia di Macerata, su cui la gerarchia non si è ancora pronunciata. Fino a quando non si arriva ad affetti mondani, ad interessi economici e a scambi sessuali. Il sesso, come è noto, ha un forte potere creativo. Durante il rapporto sessuale si fondono i corpi fisici e i corpi invisibili degli individui, tipo l'aura, con la mescolanza delle basse registrazioni ivi esistenti, imprigionando così lo spirito nella materia più grossolana. Oggi, soprattutto in chiave omosessuale, l'atto sessuale viene utilizzato dagli accoliti terreni di Satana nella sua forma pornografica e messo su internet e attraverso il canale sociopolitico, iniziando dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'ONU e continuando nell'Unione Europea, viene imposto con il gender nelle scuole fin dalla più tenera età, mentre con l'organizzazione LGBT, lesbiche, gay, bisessuali e transgender, viene proposto come forma liberatoria per una nuova civiltà, come lo stesso mago inglese Aleister Crowley insegnava con il suo comandamento «Fai ciò che vuoi, sarà tutta la legge». Probabilmente l'omosessualità viene vista come un controllo delle nascite, salvo poi realizzare contemporaneamente il piano del massone Richard Calergi per creare in Europa una nuova razza inferiore, afro-euro-asiatica, come la definisce, una civiltà inferiore dell'attuale, mediante l'immigrazione organizzata e forzata da fare guidare poi da una elite massonico-finanziaria. All'interno della Chiesa i vescovi sono costretti a dare delle regole, che diventano purtroppo eccessive, quando le esigenze dei fedeli in fatto di sacramenti e soprattutto di sacramentali,
che sono segni sacri ad imitazione dei sacramenti, quindi di benedizioni e imposizioni delle mani su individui, alimenti, luoghi e oggetti, e che non vengono non solo negati, ma diventano oggetto di inquisizioni nella ricerca consapevole che sia la fede a richiederli e non la superstizione o un mezzo magico per ottenere favori dalla divinità. Se da un lato le motivazioni dei vescovi sono basate su fatti concreti, da un altro lato c'è l'ignoranza da parte dello stesso clero della parte occulta, esoterica, scientifica su come e dove agiscono i sacramenti, i sacramentali, l'imposizione delle mani e le benedizioni, come avveniva nel Vecchio e Nuovo Testamento. La mancanza di questa conoscenza esoterica da parte del clero, quindi non solo teologica, porta a non comprendere le esigenze dei fedeli, quando effettivamente costoro ne sentono il bisogno per riprendere forza e speranza nel cammino quotidiano verso una evoluzione spirituale. È questa mancanza di conoscenza occulta il motivo per cui i cattolici abbandonano la Chiesa per dirigersi oggi verso la magia, i testimoni di Geova ed altre religioni, compresa quella di Scientology, considerata molto più funzionale con le sue tecniche mentali di quella cattolica basata sulla sola fede, quando invece il sacramento dell'Eucaristia è il massimo che si possa raggiungere tra tutti i rituali praticati nel pianeta. Tornando all'allontanamento dei monaci dall'abbazia di Chiaravalle di Fiastra, si può pensare che qualche motivazione concreta potrebbe esserci. Sarebbero le benedizioni, le imposizioni delle mani, la fornitura di sacramentali come olio, acqua, sale, candele, incenso esorcizzati, sono forse apparsi eccessivi ai vescovi e ai vertici dell'ordine, come invece raccomandava come pratica positiva l'esorcista padre Amorth. C'è stato un attaccamento da parte dei fedeli verso alcuni monaci? Sono esistiti contrasti all'interno del monastero tra monaci non visibili dall'esterno? Contrasti che si sono manifestati con la partenza di alcuni monaci dal monastero stesso? Tra i monaci c'era quel rapporto fraterno necessario alla convivenza del gruppo? Esistevano invidie, supponenze, arroganze e criticismo tra i membri del monastero? C'è stato forse un accordo tra la politica delle diocesi per rimettere ordine tra il clero secolare con quella di rimettere ordine all'interno dei cistercensi? Resta la delusione dei fedeli che dai cistercensi traevano aiuto spirituale e speranza, insieme alla grande perdita di un potere spirituale che si espandeva nel territorio maceratese sotto l'attacco delle eresie e dei rituali satanici. Non resta quindi che pregare e aspettare che si concretizzi la promessa che i cistercensi ritorneranno fra un anno, come promesso dal vescovo di Macerata. Quindi pregare, meditare e vigilare, e collaborare con onestà con chi terrà aperta la porta dell'abbazia per i servizi domenicali.